Bentornati nel caos. Dopo il vlog in città e il reportage sulla vita da clubber, ecco l'ultimo episodio della trilogia berlinese. E ovviamente chiuderemo col botto. Affronteremo infatti due questioni piccanti. Ci concentreremo in particolare sulla cannabis, da poco legalizzata, e sulla prostituzione, che in Germania ha una storia lunghissima. Iniziamo dalla cannabis. Dal 1 aprile 2024 in Germania è legale l'uso ricreativo della cannabis. Sì, perché il 23 febbraio, giorno in cui tra l'altro eravamo ad Amsterdam a fare questo video bellissimo, il Bundestag ha approvato la legge che consente il possesso di un massimo di 25 grammi di cannabis anche nei luoghi pubblici. Non solo, è legale farne uso anche in spazi pubblici, a patto che non vi siano minori. Infine, ognuno può coltivare in casa propria fino a 3 piante. Ovviamente queste regole valgono solo per i maggiorenni. Tuttavia, per i cannabis social club, e quindi per il commercio legale, bisognerà attendere fino a luglio. Così come a Barcellona, i cannabis social club saranno una sorta di cooperative no profit, dove i soci potranno coltivare e consumare cannabis. Non vi aspettate però che Berlino diventi una nuova Amsterdam, perché questa legge non include i turisti. La Germania si aggiunge quindi ai paesi che hanno deciso di legalizzare l'uso ricreativo di cannabis. Ma che effetto avrà avuto sui suoi abitanti? Per questo Caos Indaga abbiamo deciso di contattare il team di Berlino Magazine, una realtà davvero interessante ed originale. Cito testualmente: Berlino Magazine è una pubblicazione online di cultura attualità che si propone come ponte culturale tra la Germania e l'Italia principalmente. Scriviamo di notizie, eventi, attualità e lifestyle riguardo Berlino e la vita da espatriati in Germania. Quindi, chi meglio di loro per rispondere ad alcune domande sulla cannabis? In Germania, sulla cannabis, non c'è mai stato effettivamente uno stigma, considerato che aveva già un ruolo culturale all'interno della società tedesca. Il valore della cannabis, infatti, in Germania non è legato al tipo di mercato che ci sta dietro, nonostante questo sia prevalentemente illegale. Con la legge sulla cannabis, infatti, quello che la Germania ha cercato di fare è stato togliere dalla zona tabù la cannabis per inserirla all'interno di una discussione che potesse educare i consumatori. In Germania la tolleranza verso la cannabis è sempre stata un dato di fatto, tant'è che la polizia è molto difficile che persegua qualcuno perché si sta fumando una canna. Non vi è effettivamente una differenza generazionale per quanto riguarda l'utilizzo della cannabis. Infatti è utilizzata pressoché da tutti, ovviamente in senso lato, e la tolleranza non è vincolata soltanto alle generazioni più giovani, ma appartiene anche alle generazioni più vecchie. Da italiano questa cosa ovviamente mi suscita un certo tipo di stupore, perché non avevo mai visto in Italia un tipo di atteggiamento del genere verso la cannabis e neanche un certo tipo di lungimiranza nel produrre una legge che tenesse conto del contesto sociale reale nel quale questa cosa si inserisce. Quello che risulta strano da italiano a Berlino per quanto riguarda la legalizzazione è che anche prima della legalizzazione non vi era un accanimento verso i consumatori di cannabis, poiché quei due ambiti del commercio e del consumo erano giustamente separati. Infatti non vi è un approccio paternalistico a differenza dell'Italia, tant'è che viene utilizzata un po' come noi utilizziamo il bicchiere di vino, come escamotage conviviale. Per parlare di effetti è ancora prematuro, ma ci sono stati dei casi che sono stati abbastanza emblematici per quello che riguarda la percezione che le istituzioni hanno adesso della cannabis. L'esempio arriva in occasione degli Europei 2024 per la partita tra Inghilterra e Serbia, in cui la polizia tedesca, conoscendo bene la tifoseria inglese e il suo rapporto con la birra, gli ha consigliato con alternativa quella di farsi una canna. Beh, direi che Simone sia stato abbastanza esaustivo. Ringraziamo ancora il team di Berlino Magazine. Mi raccomando, andate a seguirli. Ma passiamo ora alla prostituzione. Tenetevi forte perché ci saranno tantissime storie assurde, interessanti e anche tristi. Il sex work in Germania ha radici antiche. Alcune fonti ne attestano la presenza sin dal Medioevo. Infatti, già nel XIII secolo, in molte città tedesche, esistevano le Frauenhausen. Comunque vi scrivo il nome qua sotto. Letteralmente, le case delle donne. Cioè, delle case di tolleranza. La prostituzione infatti era considerata come un male necessario, per questo era tollerata dalle autorità. Un'altra traccia importante di questo mestiere è stata messa nero su bianco dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Esatto, proprio lui, dopo il concilio di Costanza, evento avvenuto tra il 1414 e il 1418 che mise fine allo scisma di Occidente, inviò un ringraziamento scritto alla città per aver fornito circa 1500 prostitute. Non ci sono più i concili di una volta. Nel XVI secolo invece, con la riforma protestante e col diffondersi della sifilide, la prostituzione fu dichiarata illegale e le prostitute dovettero lavorare in clandestinità. Nell'Ottocento le prostitute avevano l'obbligo di registrazione presso le autorità sanitarie o di polizia locali. Si sottoponevano inoltre a periodici controlli per evitare la trasmissione di malattie venere. Durante l'impero tedesco, tra il 1871 e il 1918, la prostituzione fu considerata da un lato come un male necessario, grande classico, dall'altro invece come un
una minaccia alla moralità pubblica. Quindi sì, era consentita ma con regole molto restrittive, ad esempio sulla condotta e l'abbigliamento da tenere. Insomma, diciamo che questo mestiere ti relegava ai margini della società. Durante i pochi anni della Repubblica di Weimar iniziò una sorta di rivoluzione sessuale, durante la quale vennero sdoganate delle pratiche che al tempo venivano solitamente considerate immorali. Berlino, per esempio, era considerato una mecca dalla comunità trans e omosessuale. La città, infatti, stava già gettando le basi per il presente e vi erano diversi bar e locali frequentati liberamente da transessuali, gay, lesbiche e sex worker. Arriviamo ora ai tempi più recenti ed in particolare a una pagina triste della storia tedesca, la Germania nazista. Il Terzo Reich sviluppò un vero e proprio sistema centralizzato di bordelli. Oltre a quelli cittadini e militari, costruì all'interno dei campi di concentramento i cosiddetti edifici speciali. Questi ultimi venivano frequentati da guardie, da detenuti funzionari e da prigionieri di fiducia. Ovviamente ebrei e prigionieri politici venivano esclusi. Fu Himmler, capo delle SS, ad ideare nel 1942 i Sonderbauten. Nel giro di soli 3 anni, nei maggiori campi di concentramento, da Auschwitz a Dachau, furono aperti dei bordelli. Le donne che venivano costrette a prostituirsi avevano quasi tutte meno di 25 anni e provenivano dai lager tedeschi e polacchi. Venivano inoltre illuse di poter ottenere la libertà dopo 6 mesi di attività. Dopo la liberazione, le vittime di questo sistema non testimoniarono perché si ritenevano colpevoli di essere sopravvissute. Nessuna di loro ricevette alcun indennizzo. Dopo la fine della guerra, la Germania e Berlino furono divise in 2 blocchi. Nella Germania Est, come in tutti i paesi del blocco comunista, la prostituzione era illegale, ma ampiamente praticata, tanto da rendere le prostitute delle ottime informatrici per la Stasi. Nella Germania Ovest, invece, dove la prostituzione era legale, le case di piacere rimasero aperte e vennero introdotti i controlli sanitari obbligatori, che però quasi mai venivano rispettati. E oggi? Beh, una legge del 2002 ha finalmente regolamentato il sex work e, allo stesso tempo, ha depenalizzato le attività di favoreggiamento della prostituzione. C'è tuttavia un lato oscuro che riguarda la legalizzazione della prostituzione. Alcune sex worker provengono infatti da realtà piuttosto complesse, dalla Nigeria o da alcune aree particolarmente povere dell'Europa dell'Est, per esempio. Si mette quindi in dubbio la loro consapevolezza ed autonomia. Spesso sono infatti portate in Europa con l'inganno e poi sfruttate dai cosiddetti lover boy. In base alle leggi in vigore in Germania è molto difficile incriminare i loro protettori. Ad esempio, non è facile dimostrare che questi guadagnino più delle sex worker. Facendo un po' di ricerca, ho scoperto che nel 2017 c'è stata un'altra piccola rivoluzione legislativa. I bordelli, infatti, sono stati obbligati ad avere una licenza d'esercizio. Anche i e le sex worker dovrebbero registrare la loro attività. Tuttavia, alla fine del 2022 erano avvenute circa 30.000 registrazioni, mentre i dati non ufficiali stimano tra i 200 e i 400.000 lavoratori e lavoratrici del settore. Insomma, questa registrazione potrebbe essere vista come una sorta di stigmatizzazione che può privare di opportunità lavorative future. Nel 2017 sono state introdotte ulteriori garanzie, ad esempio è stata vietata la pratica cosiddetta all you can fuck. Vi lascio solo immaginare in cosa consistesse. Il nostro viaggio informativo sulle leggi che regolano la cannabis e la prostituzione in Germania finisce qui. Mi raccomando, se ti è piaciuto il video, metti like e iscriviti. Ci vediamo prestissimo.